Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di Retrocomputing. Oggi parleremo rapidamente della storia di MS-DOS, facendo una breve ed iniziale sintesi dell'evoluzione della storia della Microsoft. La storia della Microsoft Corporation iniziò nel lontanissimo 1975 ad Albuquerque. Paul Allen e Bill Gates fondarono la Microsoft dopo che Gates aveva abbandonato gli studi presso l'Università di Harvard. Bill Gates e Paul Allen proposero alla Micro Instrumentation and Telemetry System, la società che all'epoca produceva l'Altair 8008, il linguaggio di programmazione BASIC per il microcomputer Altair 8008, che secondo Allen e Gates avrebbe potuto funzionare bene sulla macchina. La cosa andò, diciamo, in porto. Nello stesso anno, nel 1975, nacque la Apple, fondata da Steve Jobs e Wozniak, i quali si rivolsero alla Microsoft per avere Apple Soft, perché Integer Basic, il prodotto software ideato per linee interne da Wozniak, aveva troppi limiti per poter essere usato con profitto dagli utenti. Lo sviluppo del DOS iniziò nell'ottobre del 1980, quando IBM fece una ricerca di mercato per disporre di un sistema operativo da vendere assieme al suo futuro personal computer, il quale aveva preso spunto dai successi di Apple con Apple 1 ed Apple 2. La IBM prese contatto con la Digital Research per il CPM, che all'epoca era un sistema operativo già molto diffuso sui vari computer diversi. La trattativa per i diritti del CPM tra IBM e Digital Research fu lunga e complessa. De fatto l'IBM voleva comprare tutti i diritti sopra il CPM, ma la Digital non li voleva cedere. IBM allora, senza dir niente alla Digital, IBM contattò la Microsoft chiedendo di sviluppare un sistema operativo per il loro nuovo personal computer, lo storico PCXT, per chi non avesse capito. Ebbe a nascere rapidamente il prototipo dell'MS-DOS con una proposta commerciale di Microsoft ad IBM. Prezzo modico per la licenza d'uso di MS-DOS, avendo la garanzia di vendere MS-DOS in bundle su macchine IBM. Questo avrebbe aumentato la fonte di ricavi per la Microsoft. Ovviamente l'IBM accettò, la Microsoft iniziò ad incamerare i diritti ed iniziò a produrre applicativi di produttività personale. Word, Excel, Access, poi sistemi operativi a finestre, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, ME, NT4, Windows 1000, XP, Win 7, 8, eccetera. Ok, il resto è storia. Domanda: da dove proveniva il prototipo dell'MS-DOS proposto dalla Microsoft alla IBM, se nel 1980 il prodotto software principale della piccola casa software Microsoft era il BASIC, e poi c'era il sistema operativo Xenix, che però era pensato per un'utenza professionale per calcolatori molto più grandi e potenti di quello che invece sarebbe stato il futuro PC di IBM. Il socio di Bill Gates, Paul Allen, si ricordò di una piccola startup in Seattle, la Seattle Computer Products, che era stata creata da giovani appassionati di microcalcolatori. All'epoca si chiamavano così perché i personal computer non era ancora stato inventato da IBM. La Seattle Computer Products aveva creato nel 1979 un embrione di sistema operativo per Intel 8086 e si chiamava QDOS perché la Digital Research era restia a rilasciare una versione del CPM per Intel 8086. QDOS era stato scritto quasi per intero dal giovane 22enne Tim Patterson in soli 2 mesi, ispirandosi alle funzionalità del CPM, ma ovviamente il QDOS aveva differenze sostanziali di progettazione. La cache del disco era sincronizzata automaticamente dal sistema operativo QDOS, a differenza del CPM, e questo evitava che il QDOS
potesse, diciamo, avere archivi con dati corrotti. Nel QDOS le periferiche erano gestite da qualsiasi programma applicativo e non da un unico programma di gestione delle periferiche, che non aveva niente a che fare nel CPM con tutti gli altri applicativi. Il QDOS inoltre usava il System FAT. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!